E benvenuti o bentornati a un nuovo video. Io sono Cino Biondo e Scam non se n'è mai andato ed è forse più forte che mai. Il discorso è: il mazzo rimane estremamente forte in quanto Griff, la partenza di Griff, il fatto che lo rianimate lo rende un mazzo incredibile. Incredibile perché veramente pochi mazzi secondo me hanno avuto pochi matchup brutti, perché per quanto possiate giocarci contro, giocando mazzi apposta per batterlo, eccetera, ma se lui parte Griff Not Dead After All e voi magari avete maligato a 6, vince comunque lui. Vince comunque lui sempre, perché vi fa un disruption della mano troppo gigante, troppo grosso. In più, quando fate doppio scartino e poi magari fate un bel follow-up di Doughty, di Ragavan, ragazzi, è infermabile, è un deck infermabile che ha la cosa forte che non è basato su questa giocata qua. Cioè, prima giocavano 4 Griff, 4 Fury, 8 scammini per fare la scammata di primo, tendenzialmente verso il 46% era, anche di più forse. Adesso con questa shell qua diventa un po' più midrange, abbiamo un piano, cioè anche se non scammiamo abbiamo un piano, facciamo Ragavan di primo, che è comunque una giocata broken del formato, Doughty di secondo, Favola di terzo, cioè io ho usato questa lista qua base Magic Tonga della challenge, ho messo una luna al posto di un Magus di side, ma probabilmente questa luna diventa un Magus. Perché Magus è meglio. In questo momento Magus è meglio perché è più difficile da targettare, più facile da proteggere per noi. Perché se facciamo Magus the Moon, lui ce lo spara, noi lo rianimiamo, giochiamo a proteggere Magus the Moon contro alcuni matchup e vinciamo anche di quello, no? E anche il fatto che adesso Titano è veramente molto presente lo rende una carta incredibile. Incredibile, perché per lui è più difficile targettare Magus che Luna. Perché Boseju Magus non lo toglie, no? Abbiamo un mono bone crusher, carino, versatile, forte mirror, forte contro i matchup creaturosi, forte contro anello, perché vi ricordo che lo stomp impedisce all'avversario di prevenire i danni questo turno, quindi quando sono protetti noi li attacchiamo, ci spariamo due da soli e facciamo comunque danno, e quindi questo mazzo è estremamente, estremamente stabile. Solido, una delle mie top 3 scelte per l'Europeo di Ghent. Secondo me io giocherei o questo o Rino o Amuleto di base, se non qualche idea pazza all'ultimo momento di giocare Burn, perché secondo me è il mazzo più sottovalutato del momento ed è un mazzo che secondo me sta molto bene dai top tier. Reparto rimozioni, 3 botti, un push, forse diventeranno 2-2, 4 tozze main deck per scartare la mano. Ah, l'altra non è neanche ormai una novità. Si gioca doppia shoulder di main deck, perché una volta che fai tutto il tuo piano di disruption della mano, appoggiate questo 4-5, non ve lo tolgono mai. Anche perché anche nel mirror ve lo possono togliere, ovviamente. Solo con un push, due terminate, un molten collapse. Probabilmente, non lo so. Forse adesso diventano due Molten Collapse, un Terminate, ci devo pensare un po'. Molten Collapse, carta nuova di Ixalan, rimozione incredibile perché praticamente fa Deadbore. Scusate, praticamente fa Deadbore perché di base scegliete uno dei due effetti, che sono di base tutti e due fortissimi e di base danno modo al nero di interagire con gli artefatti a costo 1 e gli incantesimi a costo 1, cosa molto molto rilevante, no? Oppure se avevano disceso questo turno, quindi un permanente è andato da qualsiasi parte al cimitero, facciamo tutti e due gli effetti, possiamo fecciare, trovare la nostra una terra e fare tutti e due gli effetti e fare 2 per 1, quindi distrugge creature o Planeswalker bersaglio e in più magari togliamo un pezzo a 1, cosa molto rilevante in matchup brutti, ostici storicamente come Arden's Gaze,
anche amuleto, anche martelli, no? Quindi questo è un mazzo veramente, veramente forte, forte e solido. La side quindi è questa, molto solida anche questa. Abbiamo doppio esplosivo per Irino, doppio calice sempre per Irino. Abbiamo Cursed Totem per Arden's Case, per Yawgmoth, perché impedisce alle abilità delle creature di essere attivate. E occhio che non blocca le ciclate. Abbiamo Idzugo Consumes All, molto forte anche questa contro Rino, anche questa in realtà contro Arden's Case, matchup brutto, martelli, doppio Kolaghan Command. Qui secondo me magari è un flex slot, perché uno lo giocherei sempre, a me è una carta che piace tantissimo perché fa i due effetti. Tra scartare, riprendere, cioè è molto versatile, no? Possiamo anche di base riprenderci una Shieldred, magari, o un buon Crash, un Doughty, un Orchetto, un Ragavan, sparare due danni, quindi fare questo 2x1, far scartare una carta all'avversario, una cosa molto forte, magari se l'avversario è top deck, no? Sulla pescata, fargli scartare una carta, distruggere artefatto, forte, 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 forte. Io forse questa giocherei di main al posto di un buon Crusher, sinceramente. Poi non lo so, poi ci sto pensando. Doppia Luna, altra Shieldred, tripla Ley Line. Vi direte perché 3 e non 4? Perché in realtà tra 3 e 4 Poseidon non cambia così tanto. E in realtà comunque abbiamo dei piani. Abbiamo 7 Ley Line main deck perché abbiamo Doughty Void Walker, Ley Line of the Void. Doughty carta incredibile, ragazzi. Doughty è veramente una carta incredibile perché fare effetto Ley Line main deck 3-2 con Shadow, quindi evasivo. Va bene che non, magari spesso non blocca, però è una creatura estremamente esplosiva che fa cose davvero forti perché potete fare Doughty. Poi magari gli fate uno scarto, gli scartate una carta fortissima. Sacrificate Doughty, magari gli mettete Not Dead After All, così torna pure. E poi magari gli prendete un Omnath, un Arconte, no? Perché visto che adesso Creativity è pure tornato. Undying Evil al posto di Malakir Rebirth o di altri scammini, perché? Perché il fatto di farlo tornare stappato, secondo me, è molto rilevante. E quella che diventa una terra non mi piace troppo. Secondo me questo mazzo può giocare a 20 terre. Forse le scelte sono quella di Takenuma e del quarto Black Cleave Cliffs. Dipende anche da come si gioca main deck, eh? Perché se si gioca Seasoned Pyromancer, allora magari Mount of Doom o giocare il quarto di questo è carino. Takenuma è incredibile. A parte il fatto che è una terra che entra stappata, che è rilevante anche questo. Ma il fatto di farvi prendere una creatura Planeswalker dal cimitero, anche questo è rilevante. Non so ancora. A me piace da sempre Castello Lough Twain, però non lo so. Ci sono tanti slot flessibili che si possono un po' intercambiare in base a quello che ci si aspetta, a quello che non ci si aspetta. Il mazzo comunque è tra i tier 1 del formato, è tornato ad essere tra i tier 1 del formato perché dal GP in poi, in realtà era sparito prima del GP Barcellona e con quella vittoria lì di questo archetipo che è stato portato pochissimo, piano piano è tornato e piano piano la gente ha riscoperto il fatto che broken, cioè il fatto di fare Griff turno 1 con Not Dead After All. Incredibile, è una giocata veramente forte, anche perché poi abbiamo anche piani midrange, come vi ho detto prima, quindi secondo me è il mazzo ancora il mazzo da battere del formato. Un po' depotenziato, però come nel podcast di Mengo, no? The Carnis, si parlava del fatto che gli hanno tolto una carta fortissima per lui, ma anche una carta fortissima contro di lui. Quindi in realtà si è un po' bilanciata la cosa e quindi comunque ha un win rate secondo me leggermente inferiore a prima, però è un mazzo incredibile, fortissimo, fortissimo, che sto testando un po'. La gente che lo reputa un mazzo da decebrati, secondo me, non lo so, è un po' brutto da dire innanzitutto e poi secondo me in realtà le scelte ci sono tante, perché il fatto di giocare scarti, di come impostare una partita, eccetera, è molto molto rilevante. Molto molto rilevante. E il fatto di vedere la linea,
cosa scammare. Secondo me non è così ovvio. Anche la scelta di deck building, no? Secondo me Magus of the Moon adesso è abbastanza. È un po' più chiamato di prima. Forse Open Decklist, come sarà agli europei, sarà un po' meno forte. Però anche il fatto di far sfacciare male gli avversari non è male. Bone Crusher Giant forse è un po' clunky. È un po' clunky, farei così, no? Farei tipo così. Fare una cosa simile a questa, io tendenzialmente. Magari al posto di Bone Crusher Decide metto un Seasoned Pyromancer, perché è un matchup che è comunque un mazzo che è tornato forte, quindi magari mettere un qualcosa forte nel mirror è abbastanza rilevante. Comunque, queste sono varie scelte, vediamo noi. Ho fatto questo 5-0, andiamo a vedere il VOD. Prima partita, secondo me è mano decente, non è una mano broken. Però, vabbè, adesso vediamo un po' come parte lui, no? Lui parte a terra, The Lighted Halfling, carino, bene. Qua con Pendlehaven capisco abbastanza che dovrebbe essere, come si dice, Yawgmoth. Quindi presento un po' un Doughty. Forse, perché secondo me lui avrebbe sempre fatto drop a 3. E se avesse fatto Grist, avendo doppio orchetto in mano, e mi avesse fatto questa giocata qua, ho detto, boh, va bene, cioè, me lo accollo. Me lo accollo perché posso fare semplicemente orchetto, sparargli il Grist e mandarlo via. Questa è una carta che noi gestiamo male, molto male. Ed è uno dei motivi per cui forse avrei voluto giocare un, come si dice, un Molten Collapse in più al posto di. Qua quando fa tanti pezzi diventa pericoloso. In quanto. Qua secondo me ho sbagliato. A parte il fatto di questa cosa qua. Ma ho sbagliato perché mi sono voluto tenere ste griff in mano. Ma era forte secondo me qua fargli griff. Griff, guardargli prima la mano. Magari togliergli appunto il Grist che avrebbe potuto avere, un Yawgmoth che avrebbe potuto avere e giocarmela attorno a quello. Qua secondo me ho tiltato un po' dal Pendlehaven perché mi sono dimenticato completamente di fosse in campo, sono sincero. E qua me la sono giocata molto molto male e potevo giocare mille volte meglio. Soprattutto non proteggermi Doughty in più, perché dicevo, boh, secondo me Doughty è forte in sto matchup. Ma probabilmente era più forte fargli Disruption sto giro. Ho voluto. Anche qui, secondo me, è giocata brutta. Aveva doppio Yawgmoth in mano. Poi, secondo me, qua l'ho un po' persa qua. Anche perché con quell'orchetto lì, secondo me, attaccare non serviva. Non era un grosso vantaggio. Lui fa veramente tante robe. Mi fa Yawgmoth, mi pulisce board. Qua non è secondo me. Questa partita l'ho proprio impostata male come linea. Va bene che posso fare cose con orchetti, eccetera. Però l'ho impostata un po' male. L'ho impostata un po' tanto male. Secondo me potevo giocarmela mille, mille, mille migliaia di volte meglio. Mi spiace che il primo game sia così brutto. Il primissimo game sia così brutto, ma l'ho impostata male, anche perché qua. Lui avendo quello in campo, io anche se giro il token di orchetto, lui si sacrifica Geist, mi fa meno uno, qua non la posso più vincere. Ma di base una volta che entra Yawgmoth non la vinco più. Oh, G2, mano secondo me buona, versatile, Doughty in questo matchup fondamentale. E avendo sei dato le lune, io qua comunque voglio fare. No. Vabbè, la prima sicuramente è Blood Crypt. Ho pensato che probabilmente avere le lune fosse abbastanza rilevante. Questo è un matchup che l'ho impostata così. Ho voluto fare comunque Doughty di secondo, ma qua forse era più forte fargli Terminate. In quanto se mi avesse fatto la stessa giocata di prima di Grist, qua non avendo il follow-up, sarebbe stato molto più brutto, no? Qua con la Gun Command, carta incredibile forte. Però preferisco fare prima una bella favola. Perché con quei due open ho snasato che poteva esserci Orcish Bowmasters, no? E il fatto che dopo posso fargli. Ma qua mi fa il push su Doughty, va bene.
fatto che dopo posso fare magari una giocata qua fa Agatha Cauldron prima della pescata di favola, secondo me era molto rilevante. Qua ho deciso pure di non bloccare, perché secondo me avere quel tesoro lì in questa mano qua era molto rilevante. Ho voluto fare Bolt perché l'ho pescato, che volevo prima vedere un po', e qua attaccare di Goblin Sciamano. Qua ho avuto un po' fretta. Perché? Perché lui fa calderone e io subito. E invece dovevo aspettare il suo target e fargli un X per 1. Però ho avuto fretta di togliergli Halfling in realtà. Però qua, con questa giocata qua, vado veramente, veramente avanti. Lui può fare Shieldred, a me va bene. Io prima della pescata gli faccio Terminate. E qua giro la favola, vado veramente avanti. Anche perché adesso faccio prima Goblin Sciamano che attacca. Faccio un altro tesoro, faccio pure Doughty. E quindi ho veramente tanti danni sul board. Lo mando a 11. Con questi così tanti danni sul board sono quasi anche letale. Lui non può attaccare. Io qua ho un sacco di giocate. Ho pescato tra l'altro un altro Kolaghan Command. Qua lui mi fa Endurance. Ci sta, carta forte. E io mi sono detto, mi va bene, no? Lui fa Endurance, blocca. E io gli dico, boh, ti faccio Kolaghan Command, ti sparo due, ti faccio scartare. Lui al top deck, se aveva Yawgmoth qua me lo tirava sul tavolo, in end gli faccio il copia di Doughty e il prossimo turno sono letali, no? Perché faccio un'altra copia di Doughty, sono 9 danni Shadow. Quindi questa partita secondo me l'ho impostata un pochino meglio, ma potevo rischiarmela in maniera diversa. Potevo snasare più cose, dobbiamo essere anche dei cani da tartufo, no? Comunque rivedersi i VOD è molto diverso, no? Lì c'è anche la frenesia del game. Qua ho Mano Ley Line, secondo me è molto rilevante in sto matchup. Non è questa che ci fa vincere. Ma con una mano così lenta, ci sta. È importante, no? Anche qui, se quel termine fosse stato un Molten Core Lapse sarebbe stato pure meglio. Ho deciso on the draw di togliere le lune. Perché secondo me on the draw sono molto meno forti. Lui fa un Young Wolf, non mi fa drop a 3. E qua penso, il fatto anche che non mi attacchi, no? Che mi sembra che qua mi arriva un orchetto, no? E dico, bah, secondo me, vabbè, qua di base faccio la Fastland subito. Secondo me togliergli comunque Halfling è importante. Lui mi fa, vabbè, orchetto in hand, qua l'avevamo capito pure i bambini. E secondo me, per come mi sta impostando lui la race, questi tre danni me li posso accollare, ma sono tranquillissimo. Preferisco veramente fargli, boh, tappo 3, Kolaghan Command, tolgo il Dryad Arbol, ti faccio scartare di nuovo. Mi è scartato tra l'altro un Boseiju. Io vado a 12, le vite sono delle. Le vite, ricordatevi, è una risorsa, non è un. Ho deciso di tenermi tutte le terre in mano. Passo prima della pescata, boh, mi sparo orco, scarto due terre. Qua potevo anche pescare prima di turno, prima di farglielo, però vabbè. È una sottigliezza. Qua comunque lui instant concede e vinciamo questo match 1 bene. Secondo me questo game l'ho impostato un po' meglio. Lui secondo me era un po' indietro, doveva tenere una mano un po' più ok. G1 l'ho giocato molto male. Eccoci qua, match 2. Mano doppio scartino archetto. Mano ok, lui maliga a 6. Secondo me questa è una mano molto buona. Black Cliffs, fammi vedere trono. Qua, beh, si toglie mappa. Doppia torre, plan, power plant. Lui farà adesso Chromatic Star. Secondo me, qua ci ho provato a fermarlo. L'ineluttabile trono a togliergli un Sylvan Scrying e lui ne aveva due chiaramente in mano. E va bene. Lui spacca la mappa, la stella, fa Sylvan Scrying, fa trono. E va bene, va bene.
noi non smattiamo, comunque cerchiamo di fare, abbiamo il piano comunque, no? Mago Sword Moon, main deck, abbiamo fatto favola, lui chiude trono, ci sta, fa carnino, meno 3 e va a prendere Cityscape Leveler e qua, secondo me, si meritava di perdere. Perché se io avessi chiuso qua potevo chiudere benissimo questa. Secondo me qua la potevo chiudere, no, a parte il fatto che dovevo farlo al contrario, no? Fare prima Doughty e poi fare Orchetti, così con Doughty potevo fargli Carnino. Vabbè, lui vede Ulamog, ho perso. Però secondo me, se io adesso lo loccavo di Magus, no? Lui con questo non usciva più. Invece doveva prendere Anello, fare comunque quarta terra, avere la giocata di Anello, no? Secondo me. Invece, vabbè, comunque sia, vabbè. Se mi fanno Ulamog di terzo, quarto, non ci posso fare niente. Finita la partita. Andiamo a vedere G2. Questo è stato molto triste. Il matchup è storicamente positivo per noi, eh. Prima avevamo la scammata di Fury turno 1, che era una giocata brutta. Questa è una mano buona. Questa mano possiamo fare un bel Doughty di secondo, Luna di terzo. Lui parte terra mappa. Vabbè. Noi faremo il nostro Swamp. Doughty turno 2. Il piano è fare Luna turno 3. Lui qua si rompe tutto. Qua? Non lo so. Potevo anche rischiare lo scarto, eh. Che se per caso gli magnavo tipo un Ulamog, che faceva straridere la cosa, eh. E qua gli facciamo Tuxiz. Fa Buzzage su Luna. Va bene. Prendiamo terra stappata. E vediamo un po'. Io qua gli rubo. Dicevo di rubargli Vurnkoil. Anzi, fare pure la scammata su Doughty Voidwalker. Anche perché lui, se turno dopo chiude trono, deve Oblivion Stone lo doveva vedere di mano. Qua Oblivion Stone l'ha tutorato. Vabbè, così va bene, no? Lui aveva ancora la pallina in mano. Noi facciamo Orcish Bowmaster in hand. Il piano adesso è. Vabbè, intanto lo sparo. Il piano adesso è sicuramente fare. Beh, qua abbiamo pure pescato Ragavan. Lasciamo Ragavan e giriamo tutto. E qua, tra l'altro, ho missato i letali. Perché lo mando a 2 e non ho fatto il conto. Ero già con. Qua sono andato un po' in tunnel vision. Vabbè, che era praticamente irrecuperabile la partita per lui, eh. Però qua era, lui era 2, dovevo fargli 2 danni in testa e vincere. Però vabbè. Ok. Vabbè, la partita comunque è finita qua. Anche perché lui qua si spaccava questo, prendeva un danno. Se andava a pescare, prendeva un altro danno di orchetti. Quindi vabbè. Comunque, raga. Comunque per pulirmi il board doveva fare. Boh, non so cosa. Ebbene, abbiamo vinta. Anche se me la sono rischiata a caso, qua, un po' a caso. Quindi, boh. Poi devo giocarmelo un po' meglio. Però secondo me quel turno lì dove ho fatto Luna. Era giusto fare Luna, però magari quella rischiata ci stava. Se avessi avuto Cliff, avessi potuto vedergli la mano senza vedere, senza niente, senza tapparmi. Secondo me fargli da scarto lì era forte. Bah, vediamo G3. Troppo utile riguardarsi i VOD. Peccato che non c'è sta roba qua su Arena. Secondo me anche questa è una mano ok. Lui già che parte. Foresta Ancient Stirrings vuol dire che c'è una mano lenta, ma che probabilmente è una bella mano che fa. Vabbè, qua gli scammo Griff, tolgo Dismember, ritolgo Vurnkoil, e vabbè, giochiamo un po' così, no? Dicevo, secondo me qua. Vabbè, a parte il fatto che adesso sicuramente farei Orchetti, no? La giocata, riguardarsi le giocate è utile, veramente utile per pensare. Ancient Stirrings. Vedi la terra di trono. Va bene, io prendo la mia bella paludina. Orchetti in hand. E così piazzo bei 6 danni sul board. E cerco di mettergli un clock veramente, veramente veloce, no?
Dashoragavan, giro per veramente tanti danni, così sono 8 danni. E scarto pure Vurmone. Boh, qua secondo me lui poteva recuperarla solo se pescava una iper mega bomba. Che infatti pesca perché anello. No, Carnina, scusate, Carnina su anello è una iper mega bomba. Però vabbè. Comunque anellino con orchetto abbastanza, non dico gestibile, ma lui deve veramente pagare tanto. E qui niente, vedo la terra. Io decido di tenermi le mani. Cioè, adesso con sto mazzo qua non avete neanche bisogno di fare così tante terre, no? Beh, questo orchetto, beh, mi sparo da solo Griff perché lui c'ha protezione d'anello, ma secondo me adesso è importante. Lui, boh, cioè, deve pescare veramente tanto per vedere qualcosa. Già il fatto che comincia a pescare così, orchetto lo manda a 5. Se con anello pesca, lui va a 3. E adesso che ha 3, praticamente è imperdibile per me la partita, no? Perché lui può fare anche, a parte il fatto che adesso sbaglio, faccio anche un altro errore, no? Lui può farmi anche Oblivion Stone, ma io giro tutto e faccio quel 2 danni lì, poi lui si prende 2 danni di anello. Qua devo sacrificarmi il Treasure Token, perché effettivamente Oblivion Stone spacca anche quello, no? Io qua faccio così. Lui, a parte il fatto che ha sbagliato la fase in cui. Non è che ha sbagliato la fase, è che comunque. Sì, ha sbagliato la fase perché doveva aspettare che fosse in beginning of combat phase per farmi sta roba qua. Perché io lì, essendo tra main e combat, potevo farli comunque Raga Vandashat. Però vabbè, la partita era vinta. Però potevo giocarmela un po' meglio, potevo fare le cose un po' meglio. In real, secondo me, questa sarebbe stata una situazione un po' strana. Un po' strana. Però vabbè. La cosa è andata così, a me va bene. A me va bene, abbiamo vinto. Matchup buono, secondo me rimane buono. Non avere la scammata di Fury è molto rilevante, però lui può togliere le cose solo di Dismember e già se faccio un Griff con follow up, la partita è in discesa. Soprattutto se lui parte foresta a passo, secondo me ha tenuto la mano intenibile. Anche se partiva di Ancient Stirrings, doveva comunque partire di Terra di Trono. Andiamo a vedere un po'. Prossimo match. Mano in realtà non ottima. Con tante removal, poche minacce. Io vedo quella terra lì e penso potrebbe essere un control, no? Allora gli faccio scartino. Vedo mille robe. Ah, questo game me lo ricordo. Questo game ha fatto una cappellata incredibile. Mi fa Flooded Strand. Io, va bene. Fare le sue giocate. E qui decido di fargli l'orchetto in hand, no? Ma orchetto io dovevo fare sull'upkeep, sul mantenimento, perché io ho visto Tishana Tidebinder e lui mi fa giustamente Stifle sulla Bloodstained Vine, no? E non feccio, e vabbè, gli faccio Bolt, ma questa partita la perdo qua. Perché rimango inchiodato a 2 terre e non faccio più niente. E sono un babbo. E sono davvero un babbo qua. Sono stato veramente stupido. Stupido senza senso. ho cappellato, raga, succede. Però bisogna resettare. Quando si sbaglia, comunque bisogna resettare, non bisogna tiltare. Questa è una mano. Boh, ok. Vanno un po' protette le cose. Io già voglio minacciargli la luna, quindi sfaccio subito su qualcosa. Di un po' più così. Vabbè, facciamo Ragavan perché il piano è proteggerlo di Not Dead After All. E giustamente non me lo fa adesso. Io attacchiamo di Ragavan, lui fa botto. Io faccio Not Dead After All, lo rianimo. Botto, io l'ho visto. Stomping Ground, io l'ho visto. Facciamo Doughty. Lui so che c'ha Endurance, però Endurance è gestibile. E lui, io sto un po' costringendo a facciare sulle basiche, no? Lui fa sta Windspeak Death. Lui in risposta fa Endurance al mio scartino.
Io tolgo Solitude. Decido di fare la scammata su Doughty, rianimargli il Solitude, mangiargli il suo Endurance, girare di Ragavan, così da dare più vantaggio possibile al mio Ragavan. Qua io faccio Griff di mano, partita finita. Partita proprio finita qua. GG. G3, parte lui però. Ho un po' paura dei suoi Veilofstammer, sono sincero. La mano di prima era un po' meh. Teniamo una mano che secondo me è ancora più brutta. Però vabbè, abbiamo comunque push su Halfling decisivo. È una giocata proprio decisiva questa. Anche perché è un Teferino turno 2, sbatti. Già il fatto che adesso deve fecciare così e va bene, probabilmente arriva a prendere 6. A me, beh, ok. Mi fa capire che sono una... Cioè, io sospetto qua che abbia solo una feccia in mano. Quindi facciamo Doughty. Secondo me... Infatti così mi ha proprio detto solo una feccia in mano. Io qua che ho anche Undying Evil, attacco Vrenden 6. Decido comunque di fare favola. Secondo me adesso andare avanti è importante anche perché il prossimo turno così potenzialmente posso fare anche Shield. Lui mi fa Tidebinder sulla prima cosa di saga. Così non faccio token. Lui mi fa Omnath. E qua io vedo questa giocata incredibilmente rotta che è distruggere gli Omnath, fare Undying su Doughty, fargli il suo Omnath, pescare, rianimare con avere un 4-3 Doughty in campo. E secondo me è qua giocata gigante. Qua comunque lui non fa niente, lui si tiene tutte queste basiche e mi fa pensare anche al fatto che, vabbè, a parte Tishana su Saga A3, mi toglie quello, va bene. Mi fa pensare. Io qua comunque Vrenny lo voglio togliere. Lui fa 4 blocco su Omnath. Io gli tolgo le due Tishana. Dopo 4 faccio Shieldred. Lui deve avere l'anda bianca per farmi Solitude. Perché sono abbastanza sicuro che non ce l'ha. Perché Halfling no, fa mana colorato solo per i permanenti leggendari. Abbiamo una terra, quindi abbiamo il doppio favola. Quindi qua adesso il piano è comunque fare favola, fare il vantaggio di qualità di favola. Carta incredibile, lui lo manda a 6. Probabilmente a Solitude, infatti mi ha fatto Solitude. Sì, Solitude su Shieldred, ci sta, così quando pesca non prende danno. Però comunque si è tappato out. Giustamente non penso attacchi con niente. Io scarto doppia terra. Vedo tutto. Facciamo prima un bel Terminate su Solitude, Ragavan dashato, qua sono sempre 6 danni, a meno che lui non abbia un Bolt, quindi attacco comunque con tutto e vediamo un po' cosa succede. Blocca Ragavan, pensavo che avesse un botto su Doughty. Non è così, vinciamo la partita. Secondo me Omnath adesso è veramente in difficoltà come mazzo. Non bara. Quindi è un mazzo che lo sapete, io ho giocato tanto, ma secondo me un po' così. Qua siamo 3-0, bella lì, carichi, carichi. Allora, iniziamo noi. Mano, bella. Una bella mano. Boh, oppo che non so, Terra Ragavan. Terra Ragavan sempre, soprattutto perché ho Bowmaster in mano. Lui fa Black Cleave pure lui, e secondo me questa è una giocata sbagliata. Anche se non aveva push in mano. Perché mi permetteva di fare la power play. Orchetti, ti spacco Ragavan, giro Ragavan e rischio di girargli magari uno scartino. Che sarebbe stato incredibile. E tra l'altro, io ho girato Orchetti. Col senno di poi, se lo sapevo, facevo push, no? Però qua volevo dare comunque valore al mio archetto. So che lui poteva farmi un altro archetto lui adesso e mandarmi un pochino in difficoltà. Qua mi fa Griff. Senza la scammata, e questa è una giocata che non ho capito. Secondo me, questa è stata una giocata un po' brutta. Facciamo tutti questi danni. Undying Evil. Purtroppo la scammata così non serve a niente. Io mi tengo comunque le terre in mano perché, tanto la quarta terra, se la voglio fare, la faccio dalla mano. Se adesso non mi serve. E vorrei sempre. Tanto finché c'ho push in mano posso girare con tutto. Finché non mi servono, io se pesco un'altra favola è forte.
Attacco solo con orchetto, lo mando a 8. Anche perché qua ho paura di un altro Ragavan che mi dashi. Qua Tuxedes subito. Abbiamo pescato Not Dead After All, carta importantissima nel matchup secondo me, per salvarti i pezzi. Qua lo mandiamo a 3. Abbiamo Doughty Voidwalker, se avessi anche avuto rimozione avrei vinto lo stesso. GG. G2, Mirror Match. Mano bruttissima. Mano ok, media, buona. Tolgo Molten Collapse perché era un pochino un doppione, ma di base volevo avere Favola, sicuro di terzo, perché è la carta che fa vincere. È una delle carte che fa vincere il matchup. Marsh Flats. Partita lenta. Io decido comunque, anche se ho Not Dead After All, di fargli sto Doughty di secondo. Anche perché il piano è proteggersi Shiroldred con Not Dead After All. O se peschiamo Griff, fare la giocata di Griff. Sinceramente, a me questa cosa qua andava bene. Anzi, ha usato pure una removal forte per Doughty. E quindi qua favola. Tutta la vita favola. E qua vediamo un po' che succede, che non succede. Terra stappata, mi fa pensare che adesso arrivi un orchetto. Orchetto into removal, comunque, robe così. Mi ha fatto orchetto, va bene. Me ne fa un due di orchetti qua. Me va forza bene. Qua decido comunque di fargli termine su uno dei due. Perché mi volevo lottare sto Not Dead After All. Qua mi serviva la terra. Mi serviva la terra a tutti i costi. E sinceramente questi 4 danni me li potevo assorbire un po' di turni, no? Avendo anche Molten Collapse in mano, no? Anche se Molten Collapse è una removal forte che mi vorrei tendenzialmente tenere per la sua Shielded che potrebbe avere. Qua ho pescato Ragavan. Io decido comunque di lasciarlo. Perché se riesco a togliergli l'orchetto così, per me è top. Infatti è andata bene. Lui fa botto su Kikijiki. Va bene. Sinceramente va bene. Sono abbastanza contento di questa posizione del board. E adesso devo pescare la quarta terra. Cioè, non è che. Non ho altre giocate. Quarta terra arrivata. Boom. Shielded nella mano. Partita adesso al contrario. Se riesco a stappare con Shielded, è rilevante. Lui pesca una favola. Favola forte. Qua forse me la sono griddata un po', però secondo me manco troppo. Io decido di attaccare per togliergli il doppio pezzo. Anche questo blocco qua secondo me è pericolosissimo per lui, però vabbè. Lui l'ha fatto, io faccio Shelly. Shelly 2. E qua speravo in una sua luttata. Più luttava, più prendeva danno e più andavo io in vantaggio, no? Qua abbiamo pescato Griff di mano. Prima attacchiamo. E qua non ho capito. Qua secondo me lui ha fatto F6 e io ho fatto Griff, no? Lui secondo me ha fatto F6 e è andata la trigger in pila e basta. Vabbè, qua è partita finita. Però forse alcune linee potevo cambiare. Anche le line, secondo me questo matchup non è così forte. Cioè, se lui non gioca Crocs fa schifo. Cioè, c'è altro di meglio, secondo me. Forse gli scartini, perché storicamente in questi matchup si tolgono gli scartini, no? Però non è così brutto. Boh. G5, Game 5, siamo a 4-0, belli carichi. Doppio scammino in mano, Scalding Tarn. Qua sento la mia preda. Boom, Griff. E qua ho sbagliato. Va bene che non mi meritavo sto Veil of Summer G1 main deck sui denti. Ma qua la giocata giusta non era questa. La giocata giusta qua era fare Doughty Voidwalker di secondo e passare. Sono stato io goloso. Perché questa sarebbe dovuta essere una partita che giocavo tutto intorno alle cose. Intorno a tutto. E fargli la scammata questo turno qua. Oh, favola sto turno qua, no? Lui è creativity.
Anche perché se fossi riuscito a farglielo, gli avrei rianimato il suo arconte, no? Quindi, secondo me, l'ho giocata male. Cioè, io lì sono smattato perché mi ha fatto Veil of Summer main deck in testa. Ma secondo me potevo giocarmela giusto. Se me la giocavo giusto, la vincevo, no? Qua si attacca con tutto. Lui decide di farmi dei line binding. Io speravo che lui rianimasse il pezzo, facesse il nano per bloccarmi. Invece, no, vabbè, qua sta partita finita. Purtroppo, senza removal e niente. Inutile bluffare sul nulla. Vabbè, G2. Stiamo un po' più focus. Abbiamo messo dentro un po' di lune. Questa è la mano dove parto io. Quindi, oh, qua si scamma fortissimo. E qua è una mano che può scammare due volte. Griff. Fammi vedere la mano. Boh. Scappata su Griff. Ti tolgo un altro pezzo. Tocca a te. Te, magnate. Adesso attacco di nuovo di Griff. Ti scammo ancora. Doppia scammata, turno 1, turno 2. Purtroppo l'ho mandato su Saturno. Tra l'altro mi dovevo scammare gli orchetti, però vabbè. Tolgo favola, tolgo tutto, mando a 16. Mando a 16, questa è una mano che tu vinci a turno 4. Però tappata passo, io adesso lo mando a 7. C'ho anche Orchetto da fargli in hand, che sono letali. Vabbè, questa è la partita finita. E questo è il punto. Questo mazzo qua può avere matchup brutti. Questo non è un matchup brutto, ma se parte così, infermabile. E succede, qualche volta succede. Ultima partita, G3 per il mio trofeino, per il mio 5-0. Ci proviamo. Boh, mano brutta ancora. Maligo a 4. Qua io me la vedo grigia. Cioè, io devo essere molto forte io. Vabbè, terra vai. Non avevo niente, abbiamo piano d'auti. Lì vedo già le line binding sui denti. Però vabbè, terrina non è male. Dauti, vai. Bolt, va bene. Lui fa favola. E io. È inutile fare gli scartino qua. Qua devi andare a fare favola anche tu. E sperare di potergli fare griff tu. Già il fatto che scarta solo uno per farmi un bolt non l'ho capita molto bene. Secondo me qua poteva. Cioè, lui doveva lottare per cercarsi le creativity, secondo me. Tolgo Toxic. Bah, io qua ci provo, io tappo 4. Ho deciso di scartare Toxic, ma ha una ragione, perché se lui avesse avuto velo sarebbe stato veramente brutto. Invece qua così tolgo Arconte, perché lui rischia il prossimo turno di farlo di mano, quindi va bene. Tra l'altro c'è la foil, grosso lui. Comunque abbiamo Not Dead After All. Io so che lui c'ha Pierce in mano e posso giocarci attorno tutta la partita col Pierce lì, senza paura. E line binding mi toglie favola. Ma lì ci sta. Ci sta perché io avrei potuto fargli griff alla pescata per n.000 turni. Ah, lui mi attacca griscia a mano. Ho un sacco di tesori. Ma secondo me qua l'orchetto. L'orchetto che spara un danno e blocca il token, secondo me è forte. Io so che lui c'ha Pierce in mano, quindi in realtà non ha niente. Giriamo un bel Terminate che decido di tenermi. Qua io dico, vabbè. Non lo so. Qua forse la giocata era brutta, ma qua volevo spingere e lui doveva top deckare. Bella lì, giro tutto, attacchiamo. Lui decide di fare la giocata per perdere, no, per provare a vincerla. Io qua gli faccio prima Terminate, lui qua doveva comunque tirare quel Pierce. E
faccio orchetti, gli tolgo il token, sono 6 danni letali, GG. 7 danni letali, GG. Però, bella partita. Bella lì, meno male. 5-0, ma ligata a 4, pazzesco, partita pazzesca. Non meritata, pazzesca. Oh, spero che il video vi sia piaciuto. Noi stiamo testando per l'Europeo a Ghent, speriamo di far bene. Questo è uno dei mazzi che secondo me voglio portare, perché è molto nelle mie corde e Rakdos ha delle belle vibes. Ma comunque ci teniamo Rino, e anche se Amuleto e Yawgmoth li ho un po' chivappati, perché mazzi difficili, secondo me richiedono tanto tempo e un playstyle per quello. Però, vabbè, io mi tengo open su varie scelte, ma secondo me Scam e Rino sono le prime due scelte. Anche se reputo comunque Amuleto in questo momento il mazzo più forte del formato. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale. Vi ringrazio di essere stati fino a qua. Ciao!